Esiste una definizione giuridica positiva, formale, di che cos'è la guerra. Si dice guerra, il conflitto tra due stati attraverso le armi. Dopodiché c'è anche la definizione di guerra giusta, guerra aggressiva, guerra ingiusta, c'è tutto un fiorire di cose giuridiche. Invece la pace non è definita. Quindi non si può dire che la pace è assenza di guerra, perché sarebbe come dire che il triangolo è assenza del quadrato, non si definisce mai una cosa per assenza di un'altra. E non si può nemmeno dire che la pace è la fine della guerra, no, perché il fine e la fine della guerra è la vittoria, non la pace. Quindi c'è proprio un ampio spazio di definizione giuridica, quindi conviene aprire un dibattito su che cosa si vuole che sia la pace. Io propongo una definizione che è governo non violento dei conflitti. Vuol dire che si riconosce che i conflitti ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono in tutta la vita, tra le persone, tra i territori, insomma ci sono. Che è possibile tenerli sotto controllo, governarli attraverso strumenti non violenti. Questa mi pare una buona definizione di pace, si può discuterne. E per fare questo dicevi anche che è necessaria un'analisi molto precisa e circostanziata delle condizioni in cui avvengono i conflitti. Certamente, tutte le volte che un conflitto si manifesta bisogna prima trovare le cause. Per esempio, io sono sempre convinta che noi dovremmo riformare il piano di studi della Farnesina, cioè della nostra scuola di diplomazia, perché mi importa assai poco di sapere che l'ambasciatore italiano ha dato uno splendido pranzo, oppure quanti italiani sono morti se è caduto un aereo. Bastano uffici molto meno importanti. Invece, se gli ambasciatori fossero addestrati a riferire quali sono i conflitti latenti, ci sono grandi precedenti. La Serenissima aveva degli ambasciatori così straordinari che le loro relazioni scritte si studiano ancora, per esempio. E quindi ci sono delle scuole di diplomazia che dicono quali sono i conflitti latenti in un paese. Per poter intervenire bisogna sapere che cosa sta succedendo, cosa sta per succedere. Questo per esempio è una cosa che si potrebbe fare. Ecco, ma se fare la pace vuol dire gestire i conflitti in un modo non violento, conosci delle situazioni oggi, qui ed ora, nel nostro mondo, di esempi positivi in questo senso? Non compiuti. Quando le Nazioni Unite mandano delle truppe di interposizione, questa per esempio è già un'azione di tipo pacifico, perché vuol dire che riconosce che c'è un torto tra due stati, ma invece di sviluppare un conflitto armato manda delle truppe che si mettono in mezzo e dicono che nessuno deve sparare. Questo è in Libano per esempio. Altrimenti sono tutti conflitti mascherati, neanche tanto mascherati, perché la NATO manda delle truppe e sparano dappertutto, eccetera. Però si potrebbe intanto cominciare a dire che ogni qualvolta ci sono truppe italiane coinvolte in qualche conflitto, se noi mandiamo parti delle nostre forze armate, che sono armate ma non combattenti, per esempio la Guardia di Finanza, vuol dire che vogliamo indagare su, mettiamo, la malavita, il traffico di armi o di droghe o la prostituzione violenta e coatta, insomma la riduzione in schiavitù. Questo si può fare anche attraverso delle truppe armate ma non combattenti. Ci sono alcuni segnali, ma molto pochi veramente, perché non c'è un sostegno generalizzato dell'opinione pubblica. Si pensa che quando c'è la guerra, c'è la guerra. Henry Dunant, La pace e il filo d'Arianna per vincere il Minotauro. Perché questo titolo? Perché abbiamo voluto che con la copertina ci fosse già immediatamente un messaggio di pace, un messaggio di valorizzazione delle donne come elemento, dall'antichità poi in avanti, di eliminazione della violenza quando è possibile, eliminazione della guerra e soprattutto la ricerca di una motivazione razionale ai conflitti. Che cosa rappresenta il Minotauro? Il Minotauro rappresenta la guerra. La belva che è nell'uomo e che divora il suo simile, il mangiatore di carne umana. In che modo l'opera delle donne è stata fondamentale per la nascita della Croce Rossa da un lato e alle origini del diritto internazionale umanitario?
Certo che Dunant ricorda ampiamente, profondamente, puntualmente questo apporto delle donne, sia dalla prima immagine delle vivandiere che rischiano la vita, che rischiano di essere loro stesse ferite, pur di salvare il corpo umano colpito dalla guerra.